Amici della Pallamano Trieste, una buona sera da Sebastian Romano, 21esima giornata della Serie A Beretta, ottava partita del girone di ritorno. Siamo ormai nel rush finale del campionato, siamo come vedete al Palasport di Chiarbola. Il Trieste ospita quest'oggi i Black Devils, i Diavoli Neri dell'Alperia Merano, in una partita che Trieste ha assolutamente bisogno di vincere per far punti in classifica e allontanarsi il prima possibile da quel quart'ultimo posto, che attualmente vuol dire play out. Merano invece non ha di fatto più nulla di chiedere ad un campionato che lo vede sesto in classifica, in posizione tranquillissima, staccato comunque 7 punti dalla quarta posizione, che vorrebbe dire playoff, così come sono 7 anche i punti che la dividono da Trieste, appunto attualmente quart'ultima ed in zona play out. Al mio fianco Marco Loduca a darmi manforte. Marco, oggi è importantissimo più che mai. Ma assolutamente una partita determinante per il risultato, perché visto anche che la partita tra Epan e Raymond Sassi si è già conclusa e ha vinto per fortuna la Raymond, oggi vincere vorrebbe dire comunque uscire da quella lotta per i play-out che in questo momento è il nostro incubo. Una partita, diciamo, che un po' per quello che sono i valori in campo rispecchia quella dell'altra settimana con Bolzano, cioè una squadra che ha poco da chiedere adesso il Merano ormai, perché è fuori dalla lotta per i play-off, fuori dalla lotta per i play-out, per una squadra che viene qui a Trieste sicuramente per fare il risultato. I giocatori di Trieste durante il riscaldamento hanno indossato una maglia rosa con scritto "Io ci metto la faccia", a simboleggiare il proprio attuale malcontento, un gesto forte rivolto alla società. Ciò che mi sento di commentare, Marco, è che spero, come tutti i tifosi triestini, che la situazione cambi e si evolva positivamente, perché Trieste ha bisogno della Pallamano e la Pallamano ha bisogno di Trieste. Ma guarda, il gesto è giusto, io lo approvo in pieno. Sono nato in questa società ormai 40 anni fa, più di 40 anni fa, ho vissuto tutte le fasi della società, sia da quando si giocava in Champions League a quando ci siamo dato retrocessi. Per una situazione critica come quella di quest'anno è veramente difficile da assorbire, i giocatori con questo gesto hanno fatto bene per dimostrare il loro malcontento. Va sottolineato però l'attaccamento che questi giocatori hanno per questa maglia, perché alla fine nessuno si è tirato indietro, tutti gli allenamenti sempre presenti e hanno lottato il massimo, tutti hanno dato il massimo per cercare di raggiungere i risultati. Purtroppo la società in questo senso, e io mi metto in mezzo perché faccio parte del consiglio direttivo, ha latitato in varie situazioni. Cominciato il match sotto la direzione della coppia arbitrale formata da Dionisi Carlo e Maccarone Stefano, starting seven bianco-rosso composto da Nicolo Zoppetti tra i pali, Adam Bratkovic sulla destra, Stojanovic, Jan Radojkovic, Aldini in qualità di centrale, in ala sinistra Jack Rovatin e come terzino capitano Marco Visintin. Comincia Trieste in fase offensiva, una 6-0 quella di coach Jürgen Prantner. Stojakovic prova a farsi largo, serve Rovatin, ancora Stojakovic per Jack Rovatin, autore dell'ultima sfortunata conclusione lo scorso venerdì qui contro il Bolzano. Avremo modo di parlarne poi nel corso del match. Intanto arriva la prima palla persa come il primo contropiede degli ospiti del Bolzano, subito capitalizzato dal numero 44 Juan Pablo Cuello.
la principale bocca da fuoco dei bianconeri, argentino ex Albatro, attualmente quarto miglior marcatore del campionato con ben 107 gol assegnati, argentino Pablo Coelho, subito a segno dopo un minuto di gioco. Merano 1, Trieste 0. Ora in attacco con Jack Rovatin a servire Radojcovic, Stojanovic da un'occhiata a destra, poi va a segnare. C'è il pareggio di Stojanovic che si è caricato la squadra sulle spalle in quest'ultimo frangente. Il terzino serbo classe 2004, dotato di ottima fisicità e anche di molta potenza al tiro. Ma guarda, questa è una novità di oggi, nel senso, in quella posizione nelle ultime partite aveva giocato Lucas Andrin anche egregiamente. Questa mossa di mettere Stojanovic può essere una buona mossa perché è un tiratore da fuori intanto, e sicuramente può impensierire di più questa 6-0 abbastanza piatta che fa Merano. Poi l'altra novità è Aldini, che oltre ad avere, essere il principe della difesa, oggi esordisce anche nei primi sette in attacco. Bene, benissimo l'azione. No, dicevo di Aldini che è davanti qui, ma mi sembrava un po' più rigore che forse riga. Però ecco, diciamo abbiamo qualche novità da spendere, oltre alla nostra, soprattutto la correttezza e la nostra difesa, questa 5-1 con Visentin davanti. Intanto c'è il rigore dai 7 metri assegnato dagli arbitri per il fallo commesso da capitano Visentin sul numero 39 Lucas Stricker, uno dei due fratelli Stricker. Sarà proprio Lucas il centrale ad andare al tiro dai 7 metri senza finte, subito realizzato, nuovo vantaggio Merano 2-1 dopo che Zoppetti era intervenuto positivamente con un paio di parate. Merano ha ritrovato il vantaggio con il tiro dai 7 metri. Ora Trieste in fase offensiva, sale Aldini, cambiano di posizione i giocatori, sale anche la difesa di Martini. Rovatin allora prova a cercare il pertugio, viene fischiato il fallo e la punizione dai 9 metri, se ne incarica Aldini, poi Radojcovic a sistemare i propri compagni di squadra. La circolazione di palla degli uomini in bianco-rosso. Ancora Rovatin a fungere da centrale, un'occhiata a Radojcovic sulla sinistra, il fallo e il cartellino giallo a Petricevic, uno degli stranieri dell'Alperia Merano, montenegrino alto 1,95 m. Stojanovic, Radojcovic, ora sale la difesa dell'Alperio, ancora Stojanovic, tiro alto questa volta. Si salva Martellin, porta per gli altoatesini e poi Petricevic a servire il proprio terzino destro e va a trovare il terzo gol della serata per i Black Devils. 3-1 Merano dopo 4 minuti e 20 di gioco. La Trieste prova ad andare al gioco veloce, il colpo da biliardo di Jan Radojcovic che accorcia le distanze. 3-2, poi la palla recuperata da Trieste, esulta Visentin, così come il pubblico sugli spalti del Palacarbola, ben consapevole che oggi è una partita nella quale Trieste non può fallire se vuole risalire la china. Classifica cortissima, poi andremo, Marco, anche a rivedere la classifica anche nel corso della serata, della giornata, perché giocano oggi anche dagli altri campi. Sest'ultima partita del campionato, quindi difficile ancora far calcoli, però è chiaro che si dà un'occhiata anche a ciò che fa Leppan, per esempio, a pari punti con Trieste. Intanto la parata di Martelli sul tiro potente ma centrale di Jack Rovatin. Stricker per Petricevic e poi la palla recuperata da Jack Rovatin, contropiede di 2 contro 1, Bratkovic la restituisce al mittente Jack Rovatin sul secondo palo, non può nulla Martelli, 3 pari al quinto minuto di gioco. Trieste si rifà sotto con il gioco veloce. Vediamo anche Oveglia, intanto c'è le proteste da parte del pubblico, Marco. Sì, penso che abbiano protestato perché penso su Martini ha alzato le braccia cercando di fare forse sfondamento, mi sembrava di aver visto questo. Detto questo,
dobbiamo giocare oggi assolutamente in velocità per cercare di colpire in prima e seconda fase, perché questa è una cosa che ci permetterebbe di trovare gol facili. Ammonito, giusto, l'ammonizione a Martini, corretta, però questo è il nostro gioco di oggi, ovvero cercare di difendere alla morte con pronto Zoppetti subito a rilanciare il contropiede e poter trovare dei gol, diciamo, più facili e poter mettere in difficoltà la difesa, che devo dire la verità, tra Martini, Petricevic e Coelho è una difesa abbastanza tosta, come una 6-0. Eh sì, intanto ammonito il numero 55 Martini per la spinta su Max Di Nardo, che aveva catturato il rimbalzo. La Trieste ancora in attacco con Radojkovic, serve Stojanovic, si torna indietro da Jekrovatin, allora si riorganizza l'azione, c'è Visintina adesso in centro per i triestini, ma è molto chiusa la difesa bianconera. Radojkovic, Stojanovic dalla sinistra, il fallo di sfondamento di Stojanovic, gol annullato, potrà ripartire la squadra ospite. E come detto, ha ormai poco da chiedere ad un campionato che l'ha vista praticamente sempre a metà classifica. Come ricordavo prima, sono 7 le lunghezze che separano in graduatoria Merano dalla quarta posizione, attualmente occupata dal Pressano. Ma con Merano che ha anche una partita in più, per cui quasi impossibile possa entrare nella lotta playoff. Punizione eseguita dagli altoatesini con il numero 39 Stricker a gestire i ritmi per i bianconeri. Vedete la difesa alta di Aldini e Di Nardo, e poi il passaggio al pivot bianconero sulle linee dei 6 metri, il fallo subito. Ancora attacco ospite, la palla a Stricker sulla sinistra, il passaggio schiacciato intercettato da Max Di Nardo, poi si lotta per recuperare il pallone, ne esce meglio la squadra allenata da Jürgen Prantner. Sotto passivo però i bianconeri, che devono andare al tiro e subiscono il fallo di Radojkovic, e c'è anche il cartellino giallo per Jan Radojkovic. Molto severi gli arbitri in questa occasione. Zoppetti era andato a parare il tiro del numero 6 Max Prantner, terzino destro, il figlio del coach Jürgen Prantner. Arbitri inflessibili, adesso Stricker di nuovo dai 7 metri, sempre lì, stesso risultato, stessa posizione, torna in vantaggio l'Alperi Merano. No, ti dico, su questo rigore ho dei dubbi, perché la stessa azione 30 secondi prima di Stojanovic era la stessa identificazione, nello stesso angolo, se da una parte sfonda, una parte rigore, e nessuno dei due aveva i piedi in area, mi sembra che allora la sanzione doveva essere la stessa. Mi è sembrato un po' eccessivo questo rigore dato così a sull'azione di Prantner. Tanto scambiano, fanno circolare il pallone i giocatori biancorossi, Stojanovic, il fallo su Radojkovic non visto, allora Rovatin prova a farsi largo, tiro alto ma subito il fallo, punizione, tiro soltanto ai 9 metri per Trieste, nessun cartellino. Aldini per Rovatin, si va a sinistra da Stojanovic, ancora circolazione di palla per gli alabardati. Bratkovic dalla sinistra con la finta, inganna Lorenzo Martelli, e allora di nuovo 4 pari con il primo gol della serata da parte di Adam Bratkovic, migliore in campo lo scorso venerdì qui contro il Bolzano, una partita molto sfortunata per il Trieste, con i biancorossi che non credo di essere di parte nel dire che meritavano la vittoria, con appunto i triestini che hanno fallito a tempo scaduto il tiro con Rovatin, che ha colpito il palo proprio sulla sirena, e quindi è terminata 28 pari, un punto per un punto a testa. Intanto bellissima rete che viene però annullata perché ha fatto invasione Rovatin, e dall'altra parte va a segnare il numero 11 Andrea Stricker.
vistose proteste da parte degli arbitri. Era stato bellissimo l'assist da parte di Adam Bratkovic per la volante di Rovatin, gol annullato perché per invasione, e poi sul gol sbagliato, gol subito. Ma sì, gol sbagliato, gol subito, ma in nessuna parte del mondo, europei, mondiali compresi, viene fischiato un'invasione di questo tipo. Il tiro era stato fatto, lui ha fischiato un'invasione come se Rovatin fosse atterrato prima di aver lasciato la palla. Cioè, lo sfido a guardarsi di nuovo per vedere se effettivamente è così, perché in nessuna parte del mondo, si guardano europei, si guardano mondiali, un gol così viene sempre convalidato, sempre. In questo caso Eleven Sport potrebbe fungere, no, da prova per poter riguardare l'azione e vedere se gli arbitri avevano o meno ragione. Certo, fischio che ha fatto imbufalire il Palachiarbola, anche perché dal possibile 5-4 Trieste si è passati al 5-4 in favore dell'Alperia Merano, con il gol in contropiede di Andrea Sticker, pivot ex bolzano, alto 2 metri, una presenza in mezzo all'area, come vedete anche molto veloce ad arrivare per primo dall'altra parte del campo. Intanto il palo colpito dal capitano Marco Visentin, anche in questo caso si salvano i Diavoli Neri, che restano in vantaggio di una rete dopo 11 minuti e 30 secondi di gioco. Diavoli Neri che all'andata, il 13 novembre in Alto Adige, il Palasport Wolf avevano vinto per 27-25 contro Trieste. In quell'occasione per i meranesi 10 gol di Juan Pablo Coelho e 9 di Max Prantner, mentre per i triestini aveva segnato 10 gol da Piran, sul quale oggi purtroppo non possiamo contare. E intanto il bel gol da parte di Max Prantner, per lui già 97 gol in stagione. E intanto ancora un fischio arbitrale contro il Trieste, che si vede costretta a dover ripetere la battuta da metà campo. Anche le proteste da parte di Capitan Visintin, si scaldano gli animi. Sì, si scaldano gli animi, perché la ripresa del gioco la devi fischiare veloce proprio per cercare di prendere in contropiede la difesa. A me sembrava che Galdini avesse il piede sulla riga e quindi poteva fischiare. Mi sembrano molto fiscali oggi gli arbitri, va ben così, insomma, noi dobbiamo fare la nostra partita indipendentemente da tutti gli altri fattori che oggi potranno intervenire. Visintin per Stojanovic, riceve Bratkovic, forse con il fallo il tunnel a Martelli, e infatti arriva l'esclusione per 2 minuti a Lucas Stricker per la trattenuta, il colpo inflitto ad Adam Bratkovic sulla conclusione dello sloveno. Gran gesto tecnico di Adam. Ah, grande, un giocatore immenso, di una classe cristallina. Ha fatto vedere l'altra settimana, non più tardi di una settimana fa, ha fatto vedere grandi cose, e oggi spero che si ripeta, e fino adesso lo sta facendo molto bene. Un gol da un angolo molto chiuso con un fallo sopra, veramente un gran gol di Adam, che in questo momento si erige a leader proprio di questa squadra. Assolutamente un leader sia in campo che fuori, Adam Bratkovic, attualmente il miglior marcatore in campionato per i triestini con 86 gol all'attivo, momentaneamente tredicesimo nella classifica marcatori, lo sloveno cresciuto nel vivaio del Koper. Tanto c'è stato un fallo fischiato a Trieste, potrà riprendere dai 9 metri l'Alperia Merano. Prantner scambia con Gai e poi la parata di Zoppetti, c'è stato però il fallo e quindi ancora possesso Merano. Il fallo subito da Bogdan Petricevic alla terza stagione con gli altoatesini, mentre prima giocava in Francia con il Cherbourg, lui che vanta anche diverse presenze nella nazionale montenegrina. Mentre si asciuga qualche macchia di sudore dal parquet, abbiamo visto Merano, una squadra molto completa nella quale sono Juan Pablo Coelho e Max Prantner i due principali terminali offensivi. Questa volta non si intendono gli uomini di Jürgen Prantner, con un passaggio mal gestito
Allora potrà riprendere la Trieste sotto di un gol. Quando siamo quasi a metà del primo tempo, Trieste 5 al Peri Merano 6. Stojanovic scambia con Radojkovic, si fa vedere Aldini, sale anche Jack Rovatin, sempre difesa 6-0 del Merano, poi il gol, il tiro lento ma preciso di Jack Rovatin, che nonostante il raddoppio è riuscito ad andare a referto, 6 pari. Altro giocatore Jack Rovatin che si sta ergendo tra i migliori del campionato al di là della classifica attuale del Trieste. È la difesa più alta da parte di Trieste, con Visintini e Aldini che vanno subito a marcare il portatore di palla non appena si avvicina ai 9 metri. In questo caso è stato Petricevic a subire il fallo dei biancorossi. Ancora Petricevic con Aaron Durmalder, centrale, Prantner, Petricevic, il fallo di Di Nardo. Prantner, la finta di tiro a superare Bisintin e poi il fallo di Aldini, altro 9 metri Merano. Ma è sotto passivo ora la squadra bianconera, deve andare al tiro veloce la compagine di Prantner. Ed è proprio Petricevic, finta di tiro al servizio poi di Stricker, che è andato a subire il fallo. Gran bel passaggio da parte di Petricevic, che aveva fatto finta di andare a tirare, poi con la mano d'esterno è andato a servire il proprio pivot in mezzo all'area, il quale ha subito il fallo in extremis da parte dei triestini. Nuovo 7 metri per Lucas Stricker, sempre sullo stesso palo, sempre schiacciato, sempre gol. Ci casca nuovamente Zoppetti, ma è un gran tiratore Stricker. No, beh, sicuramente come rigorista è uno dei migliori rigoristi in circolazione già da tanti anni, ma ti dico la verità, era sotto passivo lì Petricevic, difficile che tiri da fuori, era più facile preventivare un passaggio di quel tipo verso l'altro Stricker. Però insomma, stiamo giocando bene, siamo presenti, stiamo cercando di dare il massimo, ci stiamo impensierendo abbastanza più la parte destra, diciamo, con Prantner e Coelho, è lì che dobbiamo chiudere soprattutto in bocca porti. Questa volta Martelli non si fa ipnotizzare da Rovatin, va a parare il tiro del numero 6 che poi lascia il posto in panchina a Visintin. Attenzione al passaggio per Prantner sulla destra, che però calpesta la linea di fondo, palla recuperata dai biancorossi che potranno così ripartire con calma sotto di un gol. Trieste 6 Merano 7 dopo 16 minuti e 50 di gioco, mentre Trieste ora gioca con l'extra player. La porta sguarnita per il Trieste. Rovatin, Radojkovic in palleggio a servire Stojanovic, il tiro parato da Martelli, il tiro dai 7 metri per l'invasione, la difesa in area dei meranesi, e quindi 7 metri sancito per il Trieste. Primo rigore per la squadra di casa contro i 3 già tirati da Lucas Stricker sul versante opposto. Per Trieste il solito Adam Bratkovic contro Martelli, tiro schiacciato ed è il secondo gol per Bratkovic, il settimo per Trieste, che impatta appunto a quota 7 dopo quasi 18 minuti di gioco, mentre Petricevic si fa largo tra le maglie biancorossi e va a subire il fallo di Max Di Nardo. Poi chiama lo schema il montenegrino in maglia bianconera. Stricker scambia con Petricevic, c'è il fratello Stricker che chiama la palla sotto, subisce il fallo di Stojanovic, duello tra titani. Un bel duello, un bello scontro tra Stojanovic e Stricker, devo dire la verità, un bel vedere.
Attacca ancora Merano, va a servire Max Prantner, la principale bocca da fuoco insieme a Pablo Coelho. Ed è poi Stricker, Petricevic, ancora Prantner, il fallo di sfondamento da parte dei Black Devils, recupera la palla Trieste, che però deve battere grande dalla Aldini, posizione. Grande Aldini, che si è fatto molto astuta, si è fatto trovare lì sulla linea del tiro di Coelho e ha preso questo sfondamento basilare, direi. E sappiamo essere la miglior difesa, la migliore virtù di Aldini, la difesa. Giocatore sempre al posto giusto, al momento giusto, e non rifiuta mai un contatto pur di mettersi tra il pallone e la porta. E poi il gran gol da parte di Adam Bratkovic con il tiro d'effetto che toglie le ragnatele dal 7. Trieste va in vantaggio per la prima volta nel suo match. Subito impatta però dall'altra parte il numero 44, Juan Pablo Coelho, argentino, che mancava da qualche azione all'Alperi Merano. E lui a firmare il pareggio a quota 8. E stanno salendo in cattedra i top player, Bratkovic da una parte, Pablo Coelho dall'altra. Sono loro i principali terminali offensivi delle due compagini. Mentre entriamo nel 20° minuto di gioco, Stojanovic a servire Adam Bratkovic, che ha spazio, primo palo, ma viene fischiato il fallo per Trieste, tiro dai 7 metri per il fallo di, credo, di Stricker. Difesa in area, Stricker dentro i 6 metri, la palla tirando a Bratkovic l'ha toccato, e quindi difesa in area, quindi giusto il rigore in questo caso. E adesso è Stojanovic a sorpresa ad andare sulla linea dei 7 metri e si fa però ipnotizzare da Martelli. Non capisco perché non è andato Bratkovic, che prima l'ha segnato. Ma diciamo che è un'usanza, dopo le volte viene smentita, chi subisce il fallo di solito non tira il rigore, proprio per non sovraccaricare di responsabilità il giocatore che ha appena subito fallo. È una regola non scritta, ma spesse volte funziona così, quindi ha potuto dare, anche per dare magari fiducia a Stojanovic, che magari con un gol poteva prendere un po' più di fiducia, un po' più di autostima. Ringraziamo Marco Loduca per la precisazione tecnica. Tanto si va avanti con il match, ancora Pablo Coelho lasciato un po' troppo solo dalla difesa alla bardata, giocatore che se ha spazio diventa non pericoloso, pericolosissimo. Infatti Merano trova con un break di 2-0 il nuovo vantaggio sul 9-8. Tanto Bratkovic dalla sinistra, il pallonetto stavolta di Adam Bratkovic, e su di lui che sta appoggiando le basi il Trieste, 9 pari grazie al numero 77 in maglia rossa. Ancora parità a Chiarbola, e ci stiamo un po' abituando a queste partite equilibrate dopo un 28 pari, un 29-28, adesso un 9 pari dopo 22 minuti. Si soffre, ma è anche il bello dello sport. Ma è bellissimo, sono partite belle da vedere, belle da giocare. Devo dire la verità, noi siamo un po' speculari, nel senso che da una parte c'è Coelho che fa il matatore, dalla nostra parte c'è Bratkovic. Qui aveva ragione più Visentin, perché se Stricker subisce fallo lì, la batte e Visentin intercetta, la palla è intercettata. Mi pare che gli arbitri sono un po' in confusione, così a opinione personale. Intanto il fallo di Visentini, i 2 minuti presi per il fallo su Petricevic. Qui il capitano ha voluto dare un segnale ai propri giocatori, infastidito probabilmente dalla condotta arbitrale. Adesso ha adirato anche Max Di Nardo, subito placcato da Adam Bratkovic, giocatore più calmo.
Tanto continuano le proteste del pubblico verso l'operato arbitrale, i due minuti a Visintin dopo il battibecco con gli arbitri, anche Radojkovic va a pressare alto i giocatori dell'Alperia Merano, che ora vedremo se sfrutteranno la superiorità. Va a vuoto Bratkovic sulla sinistra, la parata di Zoppetti sul tiro di Alex Freund, gran risposta da parte del Trieste che resta in parità sulle 9 pari. Con i triestini che giocano ancora senza portiere, devono stare attenti ora a non farsi intercettare il pallone. Rovatin triplicato, subisce il fallo di quello. Poi Radojkovic trova il corridoio per scaricare sul secondo palo. Nuovo vantaggio Trieste, 19 in inferiorità numerica dopo l'esclusione per due minuti subita da Capitan Visintin. Attenzione ancora a quello, lasciato libero e poi il tiro dai 7 metri per il fallo di Alex Pernic. E poi si arrabbia quello, attenzione, animi caldissimi, il battibecco tra Adam Bratkovic e il numero 55 Martini. Poi Zoppetti va a fare da pacere, decibel alti arrivano dagli spalti. Adesso vedremo cosa decideranno gli arbitri. Mi sembrava avessero fischiato il tiro dai 7 metri per il Merano con il fallo di Pernic, che è andato a fare da ponte su Pablo Coelho sulla destra, e poi probabilmente se le sono mandate a dire i giocatori. Ma sai, per noi la posta in palio è molto alta, Merano forse non ha tanto da chiedere, per noi per oggi è fondamentale vincere, è chiaro che siamo carichi come molle ed è qualsiasi cosa lì. Poi devo essere onestamente sincero, fino adesso l'arbitraggio non è che ci ha favorito particolarmente, se no forse un po' penalizzato. È chiaro che gli animi stanno niente a riscaldarsi. È grande Fasanelli che ipnotizza, e Fasanelli tra i pali resta fermo, ma stavolta nuovamente riesce ad ipnotizzare il rigorista. È lui che ci ha abituato a diverse sorprese positive quando si tratta di un duello dai 7 metri. E Stricker era 3 su 3 prima, a cronometro fermo. Adesso anche l'incitamento da parte dell'ottavo uomo sugli spalti e arriva il timeout chiamato da Jürgen Prantner sul punteggio di 19 in favore di Trieste. 5 minuti e mezzo alla pausa lunga, Trieste appunto in vantaggio di una rete pur in inferiorità numerica. Sta dando l'anima a Trieste, ma non avevamo dubbi. No, veramente non c'è niente, non si può dire niente a questa squadra per l'impegno e la profusione di forze che mette in ogni partita, in ogni allenamento. Veramente encomiabile, guarda. Sono ragazzi eccezionali, anche oggi lo stanno dimostrando in una partita che comunque è dura, perché Merano sicuramente non ci regalerà nulla, però veramente chi entra in campo, vedi da Stojanovic, Araldini, allo stesso Bratkovic, ma tutti, è Parisato che è entrato adesso, stanno dando tutti il massimo contributo per cercare di portare a casa questa salvezza che per noi è determinante. E con Merano l'anno scorso giocava anche Lorenzo Nocelli, giocatore ora in forza del Trieste, il quale però sta guardando i propri compagni di squadra dagli spalti a causa della lesione al crociato anteriore di un mese fa. Sfortunata quest'anno Trieste anche sotto il profilo degli infortuni. Ostilità riprese, ora difesa alta da parte dell'Alperia Merano rispetto all'inizio partita in cui schierava una 6-0. Vedete il pressing di Stricker e di Martini sui portatori di palla, Rovatin e Radojkovic, il tiro di Rovatin che va a sorprendere la difesa bianconera, e poi il doppio vantaggio accorciato immediatamente con un gol dalla distanza dei Black Devils. Si è lasciata sorprendere la difesa triestina, un peccato subire gol così. Sì, è uno dei rischi che hai nel giocare con l'extra player, lo sai che non puoi sbagliare, ma soprattutto quando segni devi ripiegare velocemente, il cambio tra l'attaccante e il portiere deve essere velocissimo. Sono stati bravi
sicuramente Merano in questo brutto errore di Stojanovic, perché aveva un angolo molto aperto. Eh sì, merito va dato anche il portiere del Peria Merano. E poi invece c'è un'incomprensione tra le due ali meranesi, regala il possesso a Trieste. Sempre difesa alta da parte del numero 55 Martini. Radojkovic a smistare il pallone, c'è spazio per Stojanovic. Bratkovic si alza, c'è Di Nardo sotto, non visto dai compagni. Eccolo Max Di Nardo a provare la conclusione, ancora la parata di Lorenzo Martelli, portiere che 3 anni fa era nelle file delle Romagne. Poi il gran gol da parte di Petricevic, che c'entra il palo gol e impatta quota 11. Con Trieste che dall'11 a 9 si fa recuperare 11 pari, mentre rientra Pernic per Trieste, fuori Max Di Nardo. Giacrovatin ancora in palleggio. Bratkovic, questa volta l'angolo destro è chiuso, allora si torna al centro, ancora da Rovatin, che ha subito il suo 25esimo fallo della serata. È sempre strattonata la maglia di Rovatin, gliene date una sera, penso. Penso sì, abbiamo una muta riservata solo per lui. Questa potrebbe essere anche qualcosa più di solo un 9 metri. Diciamo che Jack sta giocando veramente alla grande, un gran campionato, nonostante qualche piccolo infortunio, ma veramente è una pietra miliare di questa squadra. No, devo dire la verità, una bella partita da vedere, godibile, però dobbiamo riuscire a prendere un paio di gol di vantaggio proprio per cercare di avere, insomma, un po' più di serenità poi nell'attaccare questa difesa che alterna una 6-0 che dove è tornata adesso a una 5-1 molto aggressiva con Martini in punta. Rovatin a sorprendere ancora la difesa bianconera, gran gol di Jack Rovatin, ora è lui a salire in cattedra per i triestini. E poi l'infrazione da parte di Petricevic, gran difesa di Capitan Visentini, il fallo brutto da parte degli altoatesini che vanno a fermare il contropiede di Bratkovic, infatti va a prendersi 2 minuti Luca Stricker, esclusione per 2 minuti per il numero 39 altoatesino. Qui si è vista l'anima in difesa dei giocatori biancorossi, che sono andati a recuperare un pallone, si sono precipitati con molta velocità in fase offensiva. È anche importante questa esclusione perché è la seconda per Stricker e la terza non rientrerà più, e lui è uno dei perni dell'attacco, è uno dei leader dell'attacco meranese, quindi è buona cosa questi 2 minuti. Eh sì, già la seconda esclusione per 2 minuti nel primo tempo. Intanto Stojanovic va a punire gli altoatesini che gli hanno lasciato il tappeto rosso verso la porta difesa da Martelli. E adesso sì che Trieste trova ancora 2 gol. Alza le mani a pugni chiusi Capitan Visentin, andando ad incitare la propria squadra, che riceve supporto anche dagli spalti. +2 Trieste, 2 sono anche i minuti che separano la partita dalla pausa lunga, pausa breve ora con il time out chiamato dalla panchina ospite, con appunto 2 minuti da giocare, Trieste +2 e con l'inerzia a favore, un uomo in più. Adesso vediamo se Merano applicherà l'extra player oppure giocherà senza rischiare. Però al di là di questo, una Trieste presente, un buon Stojanovic, un buon Bratkovic, veramente una squadra che vuole dire la sua anche oggi, e speriamo che siamo più fortunati di una settimana fa dove nonostante tutto all'ultimo secondo abbiamo preso un palo. Speriamo oggi di non arrivare proprio agli ultimi secondi, riuscire a portarla in porto un po' più prima e un po' con meno ansia. Eh sì, Trieste deve fare punti questa sera, anche perché il prossimo sabato avrà una trasferta molto difficile in Puglia, in casa del Conversano, che lotta per la prima piazza. Ma andiamo a seguire questi ultimi 2 minuti del primo tempo alla palla chiarbola, con Trieste avanti di 2 lunghezze, 13-11. In campo per Trieste Radojkovic, Pernic, Visentin, Di Nardo, Bratkovic, Stojanovic e Zoppetti tra i pali, con
Merano che è un uomo in meno, ricordo, per l'esclusione di Stricker. Infatti va a temporeggiare la squadra di Prantner, andando a far circolare il pallone sotto passivo ai bianconeri, e poi il fallo subito da Max Prantner. Si riprenderà dai 9 metri. Sotto passivo Merano. Durnwalder per quello, e alla fine il numero 4 Alex Freund, proprio l'ultimo passaggio, va a punire i triestini dalla sinistra. 13-12 il punteggio, gran circolazione di palla, bisogna dirlo, da parte dell'Alperia Merano, che non si è innervosita, ha giocato con testa, scambiando, facendo girare il pallone finché non ha trovato l'uomo libero in Alex Freund, autore dell'ultima rete per i bianconeri. E adesso ultimo minuto di gioco in questo avvincente primo tempo tra Trieste e Merano. Rovatin forse il migliore di questa prima frazione, assieme a un immenso capitan Marco Visintin, su alla rete del 14-12. Adesso Trieste proverà a difendere in quest'ultima azione del primo tempo con Rovatin, marcatura uomo su Prantner, per cercare di escluderlo dal gioco. Allora Merano va da Petricevic, e poi il tiro di quello che prende la traversa, la palla si impenna, ma Freund va a raccoglierla in aria, e quindi palla recuperata dal Trieste. Ultimi 12 secondi, c'è spazio ancora per un tiro veloce. Stojanovic, Radojkovic, Stojanovic, il tiro, il tunnel su Martelli. E allora si chiude qua il primo tempo con Trieste che trova proprio al photo finish il massimo vantaggio momentaneo della partita, più 3 al trentesimo. E sentiamo anche i cori dagli spalti incitare una squadra che ha dato tutto nel primo tempo e darà tutto sicuramente anche nel secondo. Per questo non cambiate canale, restate qui, perché ci sarà da divertirsi e penso anche da soffrire anche nei secondi 30 minuti. Sicuramente, siamo abituati, abituiamo il nostro pubblico a non annoiarsi mai, però devo dire la verità, un gran primo tempo, abbiamo subito solo 12 gol e questo è già un indice di un'ottima difesa, ma abbiamo trovato gol importanti da Stojanovic, da Bratkovic, da Rovatin e anche dall'immenso, inesauribile Visintin. E allora dopo 30 minuti Trieste al comando per 15-12 nel punteggio, piccolo break anche per noi, ci rivediamo fra poco.
Qui Sebastian Romano, rieccoci dal Palacarbola, tutto pronto per ricominciare con il secondo tempo tra Trieste e Alperia Merano. I primi 30 minuti hanno sancito il vantaggio, il triplo vantaggio degli uomini in biancorosso, che hanno davvero dato tutto nel primo tempo, anima e cuore al servizio della squadra. In primis Bratkovic, così come un monumentale capitan Visintin, ben coadiuvato dalla verve offensiva di Jack Rovatin. E quindi Trieste che comincia i secondi 30 minuti in vantaggio di 3 reti, 15-12, con il primo possesso del secondo tempo. Come vedete, in maglia, in mano ai Black Devils dell'Alto Adige, la marcatura stretta di Bratkovic su Stricker, che si è preso due esclusioni temporanee nel primo tempo. Deve stare quindi attento, perché una terza sancirebbe la sua esclusione definitiva dal match. E intanto la parata di Nicolò Zoppetti, che va a dire di no a Luca Visentin, la giovanissima classe 2003. E dunque comincia bene per Trieste anche il secondo tempo. Starting seven con Zoppetti, Stojanovic, Radojkovic, Bratkovic sulla destra, Rovatin, Aldini in posizione da pivot e Visentin terzino sinistro. Rovatin per Stojanovic, preferita Sandrin questa sera, si fa parare il tiro da Coppola. Poi la buona difesa di Bratkovic con il gol di Prantner, che va a bucare la porta e le mani di Nicolo Zoppetti. Qui non proprio una difesa sontuosa da parte della compagine giuliana, che si vede riavvicinare dal Merano sul 15-13 dopo 32 minuti giocati. Va a far circolare palla Radojkovic, si fa vedere Aldini, Stojanovic, Rovatin prova a mettere il turbo, a innescare Visintin, l'angolo è chiuso, si torna in centro, allora sulla destra Stojanovic prova il tiro forte con il braccio che viene stoppato fallosamente. 9 metri per Trieste. Radojkovic prova a richiamare un altro schema, allora sale Bratkovic, il passaggio al compagno Radojkovic, poi non si riesce a servire Aldini, tamponato dalla difesa di Juan Pablo Coelho. Trieste sotto passivo, Radojkovic, Stojanovic va vicino alla palla persa e poi la perde, non si intende con Adam Bratkovic che stava per salire. Buona difesa qui di Merano, che va al tiro parato da Zoppetti. Era stato bellissimo l'assist di Prantner per Martini, si è però lasciato ipnotizzare da Zoppetti, ancora sugli scudi tra i pali per Trieste, che mantiene così un vantaggio di 2 reti, ma deve sbloccarsi anche in attacco con Trieste, che troppe volte in quest'ultima parte di stagione ha disputato un buon primo tempo e si è un po' poi lasciata andare nel secondo. Non lo dà vedere Jack Rovatin, che va subito a marcare il nuovo più 3, e poi il fallo di Aldini, che va a prendersi l'esclusione temporanea per la spinta su Luca Visentin. È stato un po' troppo prorompente qui Aldini in difesa, è caduto forse anche nel tranello di Merano, che ha un po' accentuato la caduta. Trieste però adesso in inferiorità. In inferiorità numerica, 2 minuti, sì, un po' veemente il fallo di Aldini, ci spostare i 2 minuti, adesso chiaramente lasceremo l'area, sì. Bravo Visentin, che aveva un buon angolo, adesso però dobbiamo riuscire a riprendere il gioco d'attacco che abbiamo avuto nel primo tempo, perché
queste due parate importanti che ha fatto Zoppetti non le abbiamo capitalizzate al meglio, e adesso dobbiamo comunque riuscire a ritornare a giostrare bene in attacco. Abbiamo trovato un Rovatin molto buono, eccezionale in questo inizio di partita, però anche gli altri interpreti devono dare il loro apporto. Trieste che gioca con l'extra player, con Zoppetti in panchina, bisogna quindi stare attenti a non perdere palla ingenuamente. Radojkovic per Stojanovic, da un'occhiata a Rovatin che riceve adesso, Di Nardo non riesce a essere servito, e allora la parata di Meletti sulla bombarda di Rovatin, torna Zoppetti tra i pali, torna anche la difesa di Trieste sul contropiede meranese, e ancora quello della sinistra, la parata di Zoppetti, Stojanovic al rimbalzo, si salva Trieste. Attenta qui a catturare la carambola, si alza dalla panchina anche il direttore sportivo Giorgio Veglia, sempre pronto quando si tratta di incitare verbalmente i propri beniamini. Trieste resta in vantaggio di due reti, 16-14 il punteggio dopo 35 minuti abbondanti di gioco. Difesa 6-0, quella voluta da Jürgen Prantner. Rovatin per Bratkovic, il passaggio alto per Visintin, non arriva a destinazione, poi il gol da porta a porta di un chirurgico Juan Pablo Coelho, e allora si riavvicina il Merano meno uno. Difficile, questa dell'extra player, devi essere molto molto attento, molto bravo e soprattutto non rischiare nulla. Questa mezza volante che per Visentin, questo schema tra Bratkovic e Visentin, difficile da attuare perché sono molto attenti in difesa, e quindi hanno subito questo gol, diciamo un po' ingenuamente. Adesso torniamo in 6 contro 6 e quindi adesso da qua dobbiamo ricominciare a riprendere questi incroci con Bratkovic, cercando di portarlo più su proprio per il buon 1 contro 1 e buone qualità che ha di passatore. È importante, però ripeto, la difesa 6-0 di Merano è abbastanza tosta. Radojkovic scambia con Stojanovic, poi va il tiro, il figlio dell'allenatore Fredi. E allora si iscrive a referto anche Jan Radojkovic con questo tiro schiacciato che va, è andato ad imbrogliare Riccardo Meletti tra i pali. Dall'altra parte Zoppetti, Sergio protagonista, ma c'è la difesa in area da parte del Trieste con Prantner che va a guadagnarsi il rigore dai 7 metri. E dunque ghiotta occasione per Merano per riportarsi sotto. Merano attualmente sotto di 2 gol, 17-15, e allora quando serve torna tra i pali Fasanelli, portiere classe 98 arrivato a gennaio dal Noci, lui che ha dimostrato gran capacità proprio nei duelli dai 7 metri, quello contro Fasanelli, alla meglio l'argentino. In forza al Merano, e allora 17 Trieste, 16 al Peri Merano. Come dici tu, come hai detto bene tu, abbiamo dei primi tempi entusiasmanti, molto validi, poi nel secondo tempo più di qualche volta siamo calati di intensità, forse anche perché abbiamo pochi cambi, sicuramente una panchina non lunghissima, però qua bisogna trovare la forza di riuscire a reagire e di trovare quel gioco fluido che abbiamo avuto nel primo tempo. E qui facciamo fatica, bellissima palla, bellissima azione di Rovatin Aldini, del duo Rovatin Aldini. Queste sono le azioni che ci permettono di darci del respiro e poterci portare in vantaggio. Gran gol del pivot classe 2002 Enrico Aldini, che arriva da Casalgrande, uno dei gioielli del mercato estivo triestino, mentre dall'altra parte accorcia le distanze il numero 9 Luca Visintin, giovane ala in forza del Peri Merano, e quindi sempre e solo un gol di distanza tra le due squadre, 18-17 in questo momento. Dopo 38 minuti di gioco permane l'equilibrio al Palachiarbola, fa circolare il pallone la squadra di coach Fredi Radojkovic, tecnico che ha fermato un triennale con Trieste, tornato in panchina, sulla panchina giuliana dopo 12 anni. Ora Jan scambia con Aldini, Trieste sotto passivo, è molto aggressiva la difesa altoatesina. E Prantner va a commettere il Martini va a commettere il fallo su Rovatin.
Radojkovic riceve Adam Bratkovic, che è andato ad accentrarsi per poi riportarsi sulla destra, poi Rovatin in salto, tiro alto. Petricevic, Prantner, la finta di passaggio a destra e poi il gran tiro ad incrociare sul secondo palo, un siluro. Quello degli altoatesini, 18 pari. E così in questo secondo tempo Merano ha recuperato i tre gol di svantaggio che l'avevano vista sotto al termine dei primi 30 minuti. Trieste deve ritrovare la via del gol, una sola rete in questo primo tempo. Ed eccola l'ispirazione di Radojkovic per Adam Bratkovic. Un'azione semplice ma efficace. Un po' fotocopia dell'azione precedente di Aldini. Martini sta molto fuori, rientra poco e lì dietro, tra il secondo e il terzo, si apre un bel buco che, se sfruttato bene o dal pivot o con un taglio come in questo caso dell'ala, sicuramente può dare degli ottimi risultati come queste ultime due azioni. Sicuramente questo va rimarcato. Loro giocano a 6-0 bella aggressiva, però rientrano poco sui 6 metri, quindi diciamo su quella linea lì di spazio ce n'è di spazio da poter sfruttare. E ora aggressiva lo è anche la difesa triestina. Sull'attacco altoatesino Petricevic guarda la porta, la cede al palo colpito da Max Prantner. Si salva con un po' di fortuna in questo frangente la squadra giuliana e resta in vantaggio 19-18, meno di 20 minuti al fischio finale. Intanto Marco dagli altri campi: Fasano sta vincendo col Siracusa 14-9, ma ciò che conta e che importa è che per Trieste è che Lappiano ha perso in casa col Sassari 22-29. E questo è importantissimo, perché Lappiano aveva un punto più di noi in questo caso, chiaramente toccando tutto il ferro possibile, vincendo noi oggi passeremo a quintultimi, quindi fuori dalla lista delle squadre che parteciperanno ai play-out. Ma anche più importante, anche Cassano, una partita difficile, potremmo ritornare in parità di punti in classifica con Cassano, quindi respirare un po' di più e avere un po' più di fiato per non incorrere nei play-out. Eh sì, in quest'ultima fase di campionato, per evitare la quart'ultima piazza, potrebbe delinearsi una lotta a tre tra Trieste, Leppan e Cassano Magnago, appunto. Attualmente Cassano due punti sopra Trieste e Appiano, con Appiano che ricordiamo ha vinto lo scontro diretto con Trieste in caso di parità. Intanto il tiro parato da Meletti su Rovatin, attenzione al contropiede di quello a tu per tu con Zoppetti, alla meglio l'argentino. Nuova parità a quota 19, velocissima quanto velenoso il tiro e l'azione dell'Alto Adige. Con l'argentino Juan Pablo Coelho, attualmente quarto miglior marcatore del campionato, con ben 107 gol segnati all'inizio di questa partita. Meglio di lui soltanto Jarstam del Fasano con 114, Lazarevic dell'Eppan con 116 e Federico Mazza del Cassano con ben 145 gol a guidare la classifica dei marcatori della Serie A Beretta 2021-2022. Riprende il match dopo un fallo subito dal Trieste, con due squadre ora in completa e totale parità. Visintin, Radojkovic, ancora Visintin, Jan Radojkovic strattonato da Visintin. Ancora Stojanovic per il Trieste, il passaggio alto a Radojkovic in palleggio, cerca il corridoio, c'è un nuovo tiro dai 9 metri per Trieste, se ne incarica Aldini. Adam Bratkovic dalla destra prova a servire Aldini, capisce tutto la difesa altoatesina, poi recupera in qualche modo Adam Bratkovic. Rovatin tenta la girella, c'è la difesa in aria, tiro dai 7 metri per Trieste, bravo Jack Rovatin a caricarsi la squadra sulle spalle in un momento di difficoltà.
lui che sta lavorando tanto anche sul piano fisico, no? Giocatore mingherlino che in passato soffriva i contatti, invece adesso lo vediamo prendere con coraggio anche l'uno contro uno. Bratkovic dalla linea dei 7 metri, il gol per Adam Bratkovic, nulla può Riccardo Meletti, Trieste torna in vantaggio. Torna in vantaggio, importante mantenere un minimo di break su quanto dicevi di Rovatin, ha fatto un grandissimo lavoro fisico durante l'estate, ormai è un giocatore completo, pur vista la giovane età, però è un giocatore veramente tra i migliori giocatori nel suo ruolo di centrale terzino che c'è in Italia. Veramente un leader qui, pur ripeto a giovane età, però qui a Trieste veramente giocando molto molto bene e a grandi margini ancora di miglioramento. Trieste prova il gioco veloce dopo l'infrazione commessa dal Perimerano, ma il fischio viene restituito con lo sfondamento commesso da Stojanovic. Dall'altra parte Pablo Coelho, la girella dell'argentino che va a svitare il polso, grande effetto impresso al pallone dal numero 44, non a caso il principale marcatore degli altoatesini. 20 pari dopo 44 minuti di gioco al Palachiarbola, e sarà una lotta, una battaglia anche negli ultimi 15 e mezzo che ci separano dal fischio finale. Vediamo anche coach Jürgen Prantner incitare a gran voce i propri giocatori, ora in difesa su Radojkovic che va al tiro schiacciato, il fallo commesso da Petricevic, punizione per Trieste, ma c'è prima il time out chiesto dal coach di Trieste, Freddy Radojkovic, che vuole riorganizzare probabilmente soprattutto la fase offensiva un po' scialba in questi ultimi minuti, con il match completamente da decidere. Sì, diciamo che in 15 minuti abbiamo fatto appena 5 gol, sicuramente rispetto al primo tempo dove eravamo molto più frizzanti, molto più pronti e veloci, si è un po' arenato l'attacco, è chiaro che deve rivedere qualcosa, vero è che in fase di attacco abbiamo cambiato molto poco, abbiamo solo cambiato la posizione di pivot di Aldini alternando Di Nardo e Pernic, ma gli altri giocatori di posizione sono rimasti quelli, quindi comincia anche a subentrare un po' di stanchezza indubbiamente. Però è chiaro che adesso bisogna ridisegnare qualche tramo un po' più efficace di quelle viste fino adesso nel secondo tempo. Ecco, ne parlavamo anche tra un tempo e l'altro, la scelta di Freddy Radojkovic di preferire Stojanovic questa sera a Sandrin, che non ha ancora visto campo. No, è una scelta un po' strana, devo dire la verità, per adesso ha pagato abbastanza, nel senso che Stojanovic ha fatto 3 gol, ne ha sbagliati un paio abbastanza facili, però sicuramente non si può dire che ha demeritato. Sì, Luca, devo dire la verità, quando è stato chiamato in causa è sempre disposto, presente anche con ottime prestazioni, anche quelle volte risultando tra i migliori top scorer. Una scelta strana, potrebbe essere un'alternativa in questo momento di fatica. Gran gol di Stojan, vedi, chiamato in causa ci ha subito smentito, però è così, ha chiarito ogni dubbio lui, ci ha pensato lui. Però in effetti la presenza di Stojanovic, di Sandrin, potrebbe essere utile dare un po' di fiato a qualche terzino. E allora è arrivata proprio da Alexander Stojanovic l'ultima marcatura per una Trieste che torna così in vantaggio. Ora è sempre lui a subire il fallo del numero 22 Felix Freund. 21-20 il punteggio con 14 minuti al fischio finale di questa 21esima giornata. Trieste ora temporeggia, andando a muovere il pallone con le proprie ali Rovatin e Stojanovic. Bratkovic un po' fuori dagli schemi, va a segnare Stojanovic, viene annullato il gol. È stato fischiato il fallo prima che Stojanovic andasse alla conclusione, quindi rete annullata, si riparte con il 9 metri, va per le terre Visintin, la girella di Bratkovic! Sul passaggio loba al volo, cosa ha fatto Adam Bratkovic mentre è andato a farsi male sul palo? Il portiere Riccardo Meletti
chiaramente speriamo per noi nulla di grave, per fortuna è andato a rialzarsi. Ma cosa ha fatto Adam Bratkovic? Ah, una grandissima azione, eravamo sull'ultimo passaggio prima del fisico del passivo, una volante altissima, anzi a vederla da qua sembrava anche troppo alta, l'ha presa in cielo, ha cambiato qualche lappadina al palazzetto e poi tornando giù ha fatto questa bellissima girella con un grandissimo gol, che forse è il più bel gol della partita. Eh sì, dai lights, questa rete di Adam Bratkovic su questa volante parabolica. Tanto Petricevic dall'altra parte, attenzione perché non è mai doma questa Alperia Merano, e va a parare Zoppetti, va a parare sulla bordata di Bogdan Petricevic. Altro segnale che arriva dalla porta per Trieste, esulta il pubblico. Un buon momento per la squadra di casa, 22-20, 12 minuti e mezzo da giocare, manca una vita. La finta di Bratkovic, si torna al centro per Rovatin, passaggio a Stojanovic, l'appoggio con Radojkovic, si va da Visintin sulla sinistra, ancora al centro per Rovatin, c'è Di Nardo che si muove sulla linea dei 6 metri ma non riesce a essere servito, allora va a prendersi il consegnato Rovatin. Trieste sotto passivo, si riesce a trovare Di Nardo libero che si mangia un rigore in movimento, alza troppo la palla schiacciata, poi la ladrata di Bratkovic che è andato ad intercettare il pallone, a segnare il più 3 Adam Bratkovic, il paladino alabardato. Che furbata da parte dello sloveno, e poi la palla persa da parte di Merano mentre vanno a esaltarsi in panchina i giocatori triestini. Un buon momento per Trieste perché dal 20-20 passa al 23-20 trovando un buon vantaggio a 11 minuti e mezzo dal termine. Siamo arrivati al momento topico della partita, è chiaro che se adesso riusciamo a difendere avanti con questa intensità, a non permettere gol facili o comunque azioni abbastanza facili al Merano e riuscire a chiudere bene, e in attacco riusciamo in qualche maniera a trovare qualche gol, scavando qualche gol, così è chiaro che questo momento qui, in metà del secondo tempo, è veramente il momento topico della partita. Se riusciamo a uscirne nei prossimi 5-7 minuti bene, è già un bel passo avanti verso questa vittoria. L'intensità della partita si sta alzando perché sia tutte le due difese stanno incominciando belle dure, belle toste, ma è chiaro che se noi riusciamo a mantenere la concentrazione fino ad ora così, è importante riuscire a mantenere questa concentrazione, questo modo di giocare proprio, direi. Ancora una volta è Adam Bratkovic per il Trieste a togliere le castagne dal fuoco con due reti di importanza capitale. Squadre rientrate sul 40-20 di via Visinada, 6-0 ora in difesa per Trieste. Prantner, va il tiro ancora Zoppetti, a dire di no a Max Prantner, Nicolò Zoppetti, terza parata consecutiva, va a scuotere la panchina. Resta avanti di 3 Trieste con 11 minuti al termine del match, e adesso saggiamente Radojkovic giocherà anche un po' con il cronometro, andando nuovamente a far girare il pallone. Rovatin dà un'occhiata alla porta, è tutto chiuso, allora si va per Radojkovic, Stojanovic al centro a far girare la palla, poi Di Nardo si fa parare da Martelli, attenzione al contropiede di quello che non fallisce, torna al gol il Merano dopo 4 minuti in cui non era andato a segno. E qui Juan Pablo Coelho un mattatore in contropiede, non ne ha sbagliata una. No, ne ha sbagliata una, però a me su Di Nardo sembrava un bel rigore proprio, guarda, abbastanza netto tra l'altro,
però devo dire la verità, Coelho si sta rivelando insieme a Max Prantner leader dell'attacco di Merano. Coelho, come conoscevamo già l'anno scorso da Siracusa, ma è un'ottima ala destra, veramente con ottime doti anche di difensore, veramente un gran giocatore. Ma noi abbiamo Bratkovic. Lasciami dire che Bratkovic vale per 7. Vale per 7. Terzo gol consecutivo di Adam Bratkovic. 3 gol diversi, uno più bello dell'altro. Questa volta è arrivato dalla sinistra. Bellissima è anche la risposta di Zoppetti. Il rimbalzo però è meranese. E quindi è ancora alto a Tesino il possesso con i Black Devils sotto di 3. Mentre siamo entrati negli ultimi 10 minuti del match. Prantner. Ancora si accentra, guarda il compagno Stricker sulla destra e Pablo Coelho a pescare il primo palo. Altro tiro molto potente da parte dell'argentino. 24-22, tutt'altro che finita. Infatti anche Bratkovic ora va a suggerire a Rovatin di giocare con calma in attacco. Per lasciar passare il più possibile il tempo sul cronometro. Bratkovic in palleggio a servire Rovatin. Prova a cercare il pertugio nella difesa bianconera. E qui poteva starci il rigore per Trieste. Invece soltanto 9 metri. Non era neanche sui 5 metri, era sui 4 metri il difensore. Dai. Adesso va asciugata qualche macchia di sudore. Continuano le proteste del Trieste. Attenzione perché gli arbitri stanno un po' perdendo le bussole del match. Anche il pubblico è inviperito nei confronti della direzione arbitrale. Qui il fallo su Rovatin era probabilmente da rigore. No, probabilmente era sicuro perché era sui 4 metri il difensore. Hanno fischiato rigori per invasione in aria per molti meno centimetri. Qua il difensore era sui 4 metri abbondanti. Trieste dovrà rispondere con il cuore e con la grinta a queste ulteriori difficoltà. Si trova ancora avanti di 2, 24-22. 8 minuti da giocare in questo momento. Bratkovic scambia con Rovatin, riceve ancora Bratkovic per Rovatin a sinistra, è tutto chiuso, la difesa alta da parte di Petricevic al centro, poi la trattenuta di Martini su Jan Radojkovic. Attenzione Trieste sotto passivo. Radojkovic ancora trova lo spazio, la parata di Martelli, attenzione al contropiede di Martini, c'è Rovatini in difesa, ancora quello al centro che va a riaccorciare ulteriormente le distanze, ne approfitta l'Alperia Merano e qui si fa nuovamente dura per Trieste che dal più 3 si trova ora ad un solo gol di vantaggio, ma non deve perdere speranze perché servirà a lottare ancora 7 minuti per ottenere questi agognati 2 punti che mancano da 4 settimane. Attenzione la palla persa di Rovatin, anche lui esausto ormai, il gol da porta a porta per Max Prantner, 24 pari. Adesso è Trieste che sta perdendo un po' la bussola delle match, sconfortato Jack Rovatin per questa ingenua palla persa. Trieste deve ritrovare la quadratura del cerchio, non lasciarsi andare perché il punteggio dice ancora parità. Certo è stata bravissima l'Alperia Merano a rifarsi sotto, a non sbagliare un contropiede. E arriva anche l'incitamento del pubblico per questi ultimi caldi, caldissimi minuti al Palachiarbola. Bratkovic, Trieste sotto passivo, Rovatin vuole riscattare l'errore precedente, il fallo brutto di Petricevic che va a prendersi l'esclusione per 2 minuti dopo la vistosa trattenuta su Jack Rovatin. E qui c'è poco cosa protestare.
Trieste adesso dovrà sfruttare la superiorità, Marco. È importantissima questa superiorità numerica. È chiaro che adesso abbiamo preso gol con l'extra player, però adesso noi dobbiamo riuscire a sfruttare bene questa superiorità numerica, a trovare un'azione buona che porti un tiro abbastanza pulito con una buona, con un buon angolo o dalle ali o dai terzini con un buon spazio, e riuscire a segnare per poi difendere alla morte. Loro giocheranno sicuramente con l'extra player, però a quel punto noi dobbiamo tornare a difendere come abbiamo difeso fino a questi primi 55 minuti. Punteggio di totale parità, 24 pari a 6 minuti esatti dal fischio finale. Trieste con l'uomo in più dopo l'esclusione temporanea per Bogdan Petricevic. Visentina, importante il gol, non riesce Martelli a parare il tiro, soltanto a toccare il pallone, e quindi Trieste torna in vantaggio con il gol del proprio capitano, il sempre verde Marco Visintin. 25-24 Trieste, 5 minuti e mezzo. È rientrato anche Andrea Stricker, lo vedete, 2 metri abbondanti sulla linea dei 6 metri. Ora Lucas Stricker, attenzione, va vicino alla palla persa, il Merano sotto passivo Lucas Stricker, e viene fischiato qui l'infrazione di passi, e quindi può ripartire il Trieste forte di una rete di vantaggio, ma è assolutamente insufficiente per star tranquilli. E qui Bratkovic e Radojkovic, i giocatori più esperti, danno anche suggerimenti ai propri compagni: bisogna giocare con calma, con testa. Rovatin per Stojanovic, trova il corridoio, il siluro sul secondo palo di Alexander Stojanovic, vale il più 2 Trieste, 26-24. Grandi questa doppia superiorità, questa superiorità numerica ci ha portato 2 gol senza subirne uno. È stata giocata nel migliore dei modi, adesso siamo ancora con loro, sono ancora con l'extra player. 5 minuti di fuoco, difesa alla morte, trovare gol e cercare di chiudere il prima possibile. Bravo Stricker, veramente bravo. Però adesso dobbiamo cercare, siamo ancora in superiorità numerica, parità, però adesso dobbiamo giocarcela fino in fondo, 4 minuti di fuoco. Mai domo questo Merano, però complimenti ai Diavoli Neri che, nonostante non abbiano più nulla da chiedere al campionato, stanno stringendo i denti per provare a fare punti qui su un campo difficile come quello di Trieste. 26-25, 3 minuti e 40 da giocare. Rovatin, Radojkovic scambia con Stojanovic, autore dell'ultimo gol per i triestini. Ancora Stojanovic per Rovatin, che guarda la porta, poi serve Radojkovic sulla destra per Bratkovic sul primo palo, il tiro schiacciato del leader Adam Bratkovic. Quando c'è bisogno di far rete, Trieste va da Adam Bratkovic. Uno schema abbastanza semplice, ma efficace. 27 Trieste, 25 al Peri Merano, con Pernic che va ad incitare il pubblico ad alzare la voce. Trieste prova a alzare ulteriormente per quanto possibile il ritmo in difesa. Attenzione, quello dalla sinistra ci va vicino alla parata Zoppetti. Ho perso il conto di quanti gol ha segnato Juan Pablo Coelho in questa partita. Non a caso è uno dei principali marcatori dell'intero campionato della Serie A. E quindi sempre e solo una rete di differenza tra le due compagini. Trieste 27, Merano 26, 2 minuti e mezzo da giocare. Radojkovic fa segno di far circolare il pallone. Difesa 6-0 da parte degli uomini di Jürgen Prantner, famiglia di palamanisti. Rovatin prova a trovare il centro e trova la rete. Grande tiro con gran velocità da parte di Jack Rovatin, lui che sembrava accusare un po' di stanchezza in questo secondo tempo, ha trovato
un po' d'energia per questa incursione che vale il più 2, importantissima per Trieste, che ora deve ergere un muro in difesa. Petricevic per Stricker, e sulla linea dei 6 metri va a segnare il pivottone Andrea Stricker, ex Bolzano, 28-27. Ancora meno 1 Merano. E così come le ultime due partite con Bolzano pareggiata e con Leppan persa, se la si gioca tutta negli ultimi minuti, guarda caso sempre lì a quota 28. Rovatin per Stojanovic, il tiro di Alexander Stojanovic che pesca nuovamente la matta, 29-27, ancora più 2 Trieste, un solo minuto di sofferenza ora al pallacarbo, la Trieste non può fallire questo match. 50 secondi da giocare, deve andare al tiro veloce il Merano se vuole provare quantomeno a pareggiare la partita. Servito Martini che va al tiro e va a segnare nuovamente il meno 1. Questi ultimi 5 minuti sono state numerose le reti, hanno aumentato le proprie percentuali entrambi gli attacchi. Adesso Trieste dovrà tenere palla, 24 secondi da giocare, chiaramente va ad alzarsi la difesa del Merano, Trieste dovrà soltanto tenere palla. Attenzione Stojanovic, ma il tiro incredibile, poteva tenere palla Stojanovic e invece va a segnare la seconda rete consecutiva Alexander Stojanovic. Trieste più 2 e poi il tiro dai 7 metri. No, finisce qui, vince Trieste, mamma mia. Vince Trieste, torna la vittoria della squadra giuliana, è scaduto ufficialmente il tempo, torna la vittoria a Trieste, lo fa segnando ben 30 gol, non credo avesse mai segnato 30 gol Trieste, avevo ragione, 7 metri a tempo scaduto per il Merano, altro gol ancora una volta da parte di Pablo Coelho, ma conta poco Trieste, allora vince di una lunghezza, 30 a Trieste, 29 al Peria Merano, esultano i giocatori che ancora oggi, Marco, ci hanno messo la faccia e anche gli attributi, perché è una partita difficilissima, dura, con tanti protagonisti, perché da Bratkovic a Stojanovic è sorpresa nei primi 7, ma veramente meritatissimi, perché con questi ultimi 2 gol veramente ha deciso la partita. A un Zoppetti veramente bravissimo in certi punti della partita, un Visentini immenso, un Aldini che non ha speso tutti, Pernic, tutti, ma anche chi era, i ragazzi in panchina, i giovani under 20 in panchina, veramente un esempio veramente di bello sport, devo dire la verità, una squadra che con tutte le difficoltà in campo e fuori dal campo è riuscita veramente a dimostrare, a dare quel qualcosa in più che ci ha permesso di portare questi 2 punti che forse, spero, probabilmente ci terranno lontani dai play-out. Eh sì, perché Trieste va così a 2 punti dall'Eppan, che oggi è andato a perdere in casa con Sassari 22-29, e quindi attualmente fuori dalla pericolosa zona play-out. Trieste quintultima, aggancia anche il Cassano Magnago, vedremo poi quale sarà il risultato della squadra lombarda, ma adesso gli applausi meritati che la squadra va a prendersi, perché ha disputato una gran partita, ma è stata, lasciamo dire ancora una volta Marco, una vittoria di squadra. Cito nuovamente una gran partita da parte di Alexander Stojanovic, che nel finale ha veramente tolto le castagne dal fuoco, degli Eurogol da parte di Adam Bratkovic, un Visintin che nonostante la carta d'identità sembra essere sempre più in forma, un Aldini straordinario in difesa, Zoppetti tra i pali ha fatto il suo, insomma veramente Trieste oggi si è meritata la vittoria a fronte anche degli ultimi risultati, no? Qui in casa, in cui l'avevano vista impattare sfortunatamente contro il Bolzano, perdere di 1 in uno scontro decisivo contro l'Appiano, era importante tornare alla vittoria e Trieste ci è riuscita. No, veramente hai detto tutto tu,
stata una partita veramente che non sembrava una partita tra una squadra diciamo tranquilla e una squadra che lotta per lì, una partita di alto livello, di alto spessore tecnico-tattico, giocata a viso aperto, molto vincente. Come hai detto bene tu, io penso che quest'anno 30 gol li abbiamo segnati forse in un'occasione, forse neanche mai, quindi vuol dire che l'attacco ha girato molto bene. Il primo tempo abbiamo subito solo 12 gol, poi il secondo tempo sicuramente abbiamo mollato qualcosa, complice anche qualche esclusione temporanea, però devo dire la verità, una squadra veramente, il piano partita dettato da Freddy Radojkovic è stato rispettato alla lettera da tutti, e devo dire la verità, con delle punte sicuramente, come hai detto tu, Bratkovic, Stojanovic, Zoppetti, Visentin, ma tutti, perché per volere questo risultato ti devi allenare durante la settimana in maniera pazzesca, perché se no non ce la puoi fare. Abbiamo visto pochissimi cambi, a parte Di Nardo e Pernic entrati in qualche fase, gli altri, i primi sette, hanno giocato praticamente 60 minuti, quindi anche una panchina abbastanza corta. E devo dire la verità, entusiasmante. Oggi ci ha dato una grossa mano il nostro pubblico, perché veramente questo bisogna ricordarlo, è veramente, non è una frase fatta a dire che quello è l'ottavo uomo in campo, ma veramente qui a Trieste si respira pallamano da una vita, e speriamo che si possa respirare pallamano anche per i prossimi anni. C'è speranza per Trieste, che il prossimo sabato avrà una sfida impervia in quel di Conversano. Vola infatti in Puglia la squadra di coach Freddy Radojkovic. Prossimo sabato match contro Conversano alle ore 19, con il Conversano attualmente secondo in classifica alle spalle del Fasano. Si va a casa dei campioni d'Italia, ma si proverà a tornare con qualche punticino, consci che insomma non c'è nulla da perdere contro la corazzata di Fusina. Merano invece il prossimo sabato volerà in Sicilia, altra trasferta lunga anche per la squadra altoatesina, e giocherà contro il Siracusa alle ore 18:30. Match tutti ovviamente visibili sulla piattaforma ufficiale della Serie A Beretta di Pallamano, ovvero Eleven Sports. Potete vedere sia in diretta sia in differita tutte le partite su qualsiasi dispositivo. Io ringrazio Marco Lo Duca. Grazie a te Sebastian. E allora cito nuovamente il punteggio: Trieste torna alla vittoria e lo fa con il punteggio di 30-29 sull'Alperia Merano. Da Sebastian Romano è davvero tutto, alla prossima!